Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al terzo appuntamento del nostro ciclo di webinar sulla cittadinanza digitale. Sono una serie di eventi molto seguiti da tutti voi, organizzati da Agid e Formez PA nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale Italia Login, nello specifico della linea 1 che si occupa di gestione della trasformazione digitale. Dopo i primi due eventi che abbiamo dedicato alla tutela dei diritti di cittadinanza digitale, in cui insieme alla dottoressa Viviana De Paola, che ci ha parlato prima del regolamento del difensore civico per il digitale, in un secondo momento del regolamento di vigilanza sugli obblighi di transizione digitale. Oggi invece affrontiamo insieme al dottor Raffaele Montanaro di Agid la prima parte del tema sulla guida dei diritti di cittadinanza digitale. Come sapete, il cardine della cittadinanza digitale è la consapevolezza, di tutti noi dei diritti che abbiamo nella fruizione, sia come cittadini che come imprese, nella fruizione appunto dei servizi digitali della pubblica, amministrazione. La guida dei diritti di cittadinanza digitale, redatta dall'Ufficio del Difensore Civico per il Digitale e pubblicata da Agid il 16 marzo scorso, ha proprio lo scopo di informare cittadini e imprese sugli strumenti e sui servizi disponibili e fornire una panoramica sulle norme che regolano appunto i nostri diritti digitali. Come di consueto, al termine della comunicazione del dottor Montanaro ci sarà uno spazio per le vostre domande, quindi vi invito sin da ora a porle nel campo della chat pubblica a voi dedicata in modo da poterle sottoporre al dottor Montanaro al termine della sua relazione. Per quanto riguarda informazioni più tecniche, vi ricordo che potete trovare la registrazione, i materiali, degli scorsi incontri, al link che vi, ho segnalato nella chat, che è la pagina di Eventi PA dedicata a questo ciclo, di webinar. Più tardi verranno caricati anche i materiali di questa giornata e nelle prossime ore anche la registrazione di questo evento. Per quanto riguarda l'attestato, come di consueto, a chi avrà partecipato a tre eventi su quattro verrà inviato via mail all'indirizzo indicato all'atto di iscrizione su Eventi PA l'attestato di partecipazione. Mi sembra di avervi detto già tutto, non voglio rubare altro tempo alla relazione del dottor Montanaro, quindi prego Raffaele Montanaro di collegare la webcam e il microfono. Ok, Prova a parlare, Raffaele. sono qui, spero mi Perfetto. sentiate. Buongiorno a tutti intanto. Sì. Perfetto, perfetto. Quindi funziona tutto e quindi buon webinar a tutti e ci vediamo dopo. Ok, buongiorno a tutti e innanzitutto mi presento, mi chiamo Raffaele Montanaro, lavoro da alcuni anni, ormai da lontano 2005 in realtà, presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Ho una formazione di tipo giuridico, anche se non ho sempre lavorato nell'ambito dell'ufficio affari legali di Agid, ma prima mi occupavo di altri aspetti e in particolare di banche dati, ma da qualche tempo lavoro appunto presso l'ufficio affari legali di Agid e ho cercato di contribuire insieme ad altri colleghi di dare il mio contributo alla stesura della guida ai diritti digitali che oggi andrò a presentarvi. In realtà so che la mia collega, dottoressa De Paola, la volta precedente, in occasione dell'appuntamento precedente, vi ha presentato, cioè vi ha fatto una presentazione sulla tutela dei diritti digitali, ma in realtà, prima della tutela dei diritti digitali, in realtà il presupposto fondamentale è avere consapevolezza
dei diritti digitali come cittadino e appunto come diritti di cittadinanza digitale. Quindi ho deciso di nella presentazione di oggi diciamo, di dividere in due parti la mia presentazione, di fare innanzitutto un inquadramento generale della guida dei diritti di cittadinanza digitale e una sua contestualizzazione per poi passare a un'analisi un pochino più dettagliata, pur sempre se generale, al contenuto vero e proprio della guida. In realtà la guida, appunto, volendo descrivere il contesto in cui si inserisce, l'idea della guida ai diritti digitali si colloca in un preciso contesto normativo di riferimento, infatti, ed è un contesto, normativo che risale al, diciamo, 2000, tra il 2015 e il 2016. Infatti, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015 numero 124, il Parlamento ha delegato il governo a intervenire sulla disciplina del CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese. Dai vari interventi correttivi apportati al CAD che sono seguiti a questo intervento normativo del 2015, in realtà appunto soprattutto nel biennio 2016-2017 ci sono stati due correttivi al CAD ed è emersa in modo chiaro da questi interventi la volontà del legislatore di spostare l'attenzione del processo di digitalizzazione di spostare appunto l'attenzione dal processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione verso i diritti digitali di cittadini e imprese, quindi un cambio di impostazione rispetto a quello che era che era stato fino ad allora l'approccio del CAD, perché l'approccio del CAD era precedentemente leggermente diverso. E appunto con questo intervento che c'è stato nel 2000, con il primo correttivo del CAD in particolare, si è voluta modificare la prima parte del codice dell'amministrazione digitale, quindi il decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82, inserendovi la cosiddetta carta della cittadinanza digitale, in cui vengono riconosciuti in modo diretto e diciamo, enunciati e riconosciuti in modo diretto i diritti digitali a cittadini e imprese. E appunto, in questo senso, la relazione illustrativa del decreto correttivo del CAD del 2016 dice a un certo punto, dichiara espressamente che per favorire una piena consapevole e maggiore trasparenza Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali. Quindi si è
Questo enunciato nella relazione illustrativa diciamo, si riflette nella disposizione del CAD tuttora vigente, che è contenuta nell'articolo 17, 1 quinquies. Del CAD, che re recita appunto, riprendendo l'enunciato che abbiamo visto nella slide precedente, dice: Agid pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitale previsti dal presente codice. Questa norma è interessante perché per vari motivi. Innanzitutto, questa disposizione in particolare si inserisce nell'ambito dell'articolo 17 del CAD, che introduce tutta una serie di istituti, tra cui anche quello del difensore civico, di cui vi ha parlato la collega dottoressa De Paola la volta scorsa, e quindi è una norma che si inserisce in un tessuto normativo specifico e particolare dedicato alla digitalizzazione. Ma in particolare questa disposizione cioè è interessante perché, seguendo per due motivi, perché seguendo la sistematica del codice si ricollega da un lato alla carta della cittadinanza digitale, che è esposta nella prima parte, nei primi articoli del CAD, in particolare dall'articolo 3 all'articolo 9, in cui sono raccolti in particolare appunto i diritti di cittadinanza digitale più noti, più importanti, più noti. E dall'altro la disposizione dell'articolo 17, 1 quinquies del CAD esprime ancora una volta, cioè è la testimonianza che il legislatore vuole spostare ha voluto spostare il baricentro del CAD dal processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, e quindi dedicandosi a quello che devono fare le pubbliche amministrazioni, appunto, ha voluto spostarlo verso i cittadini, pensando con un cambio di prospettiva, pensando invece a quello che i cittadini possono esercitare come diritti verso la pubblica amministrazione e altri soggetti che erogano servizi in digitale, perché noi sappiamo che il paradigma ormai è quello di appunto, che tutti quanti i servizi devono essere erogati in forma digitale. Il first digital e diciamo, il principio del first digital. Quindi diciamo che si colloca in questo, la guida si colloca in questo contesto. Ulteriore esigenza di contesto, che ha portato diciamo, all'elaborazione della guida, è quello poi di accrescere le competenze digitali. Infatti, come le competenze digitali, come si sa, sono indispensabili per poter realizzare una effettiva trasformazione digitale
della pubblica amministrazione e del paese, e consentendo così l'utilizzo diffuso ed efficace dei servizi pubblici digitali. E la carenza di competenze digitali incide negativamente, ce lo dicono tutte le statistiche a livello europeo, sulla possibilità da parte dei cittadini e delle imprese di esercitare i diritti di cittadinanza e la partecipazione consapevole al dialogo democratico. In questo contesto vi ricordo un documento di cui penso abbiate già sentito parlare in occasione delle precedenti appuntamenti, che è appunto la Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, che è stata elaborata dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. E quindi diciamo che la guida che andrò a presentarvi tra poco si colloca in questo contesto e diciamo, si basa su questi presupposti. Ma l'elaborazione della guida come è avvenuta? L'attuazione, quindi per attuare la disposizione di cui vi ho detto prima, l'articolo 17,1 quinquies del CAD, parla di pubblicazione della guida sul sito di Agid, ma nulla dice in particolare sulla redazione. Allora, a questo punto, in realtà, ci si è resi conto che l'obiettivo. Diciamo, il passo preliminare era ovviamente quello di predisporre un documento che fungesse da guida. Quindi l'attività in quanto tale, in quanto redazione della guida è stato formalizzato nell'ambito del piano triennale della pubblica amministrazione. Ed è stato inizialmente preso in carico sempre da Agid, ma in particolare dall'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne appunto dell'Agenzia, che ha predisposto una prima stesura dei contenuti della guida stessa, ma poi ci si è resi conto che c'era una particolare correlazione tra l'attività del difensore civico, che era stato istituito sempre dall'articolo 17 del CAD, ma da un'altra disposizione del CAD, e la stesura della guida stessa. Quindi a un certo punto si è assunta la decisione di assorbire, il difensore civico ha assunto la decisione di assorbire la stesura della guida stessa nell'ambito della propria attività e appunto basandosi sul lavoro che era stato già fatto dall'ufficio comunicazione, si è ripartiti arricchendo e completando il documento parallelamente all'attività del difensore civico stesso. E la guida è stata predisposta seguendo in particolare alcune direttrici e alcune è stata redatta compiendo alcune scelte. Innanzitutto non si è voluto, si è voluto non, non sovraccaricarla e non diciamo e non presentare una quantità di pagine eccessiva per non, appunto, per non, perché il documento non risultasse eccessivamente pesante, quindi si è voluto limitare a poco più a quelle che poi di fatto sono diventate poco più di 30 pagine, quindi un documento agile che potesse essere rapidamente consultabile. La struttura della guida segue, che poi vi illustrerò
non molto segue una particolare struttura perché è strutturata in schede che richiamano i diritti di cittadinanza e le soluzioni tecnologiche che diciamo, che servono per attuare, per concretizzare questi che sono strumentali, diciamo così, a questi diritti di cittadinanza digitale di cui ciascuno può disporre per rapportarsi con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi. Quindi la guida è stata intesa come uno strumento informativo in cui cioè che ciascuno come cittadino anche non particolarmente non addentro a scelte tecnologiche e alla tecnologia ICT può utilizzare per informarsi e aggiornarsi rapidamente sui propri diritti digitali e sulle forme di tutela nel caso in cui le amministrazioni non riconoscano questi diritti. La guida è stata approvata nel marzo, è stata poi pubblicata, approvata e pubblicata sul sito di Agid nel marzo di quest'anno ed è stata appunto pubblicata sul sito di Agid e proprio perché deve essere uno strumento agile e informativo, si è consapevoli che si è prevista una procedura di aggiornamento periodico e quindi ci sarà qualcuno nell'ambito dell'agenzia e sarà in particolare l'ufficio affari legali, pur con tutta la collaborazione da parte di tutto Agid, a seguirne l'aggiornamento periodico, che credo che sarà semestrale, se ben ricordo, ma potrebbe anche essere con cadenza minore, ma comunque per mantenere un ritmo, credo che l'aggiornamento sarà semestrale. Le scelte, vi dicevo, delle scelte che sono redazionali che sono state fatte nel predisporre questa guida, questo documento. A parte al di là della prima parte, soprattutto nella seconda parte della guida, diciamo, è stata suddivisa in varie schede, in cui oltre a descrivere i diritti è possibile trovare riferimenti normativi e eventuali provvedimenti attuativi delle disposizioni che enunciano i diritti digitali. Sono indicati strumenti specifici di tutela. E sono segnalate risorse utili in relazione al diritto di cittadinanza digitale che viene di volta in volta enunciato. Al fine di rendere più scorrevole ed immediata la lettura della guida, si è scelto di non sovraccaricarla con riferimenti normativi nell'ambito del testo, ma di metterli soltanto in nota, proprio perché, come vi dicevo prima, deve essere inteso come uno strumento agile di rapida consultazione. E quindi, per esperienza, si sa benissimo che sovraccaricare eccessivamente un testo di questo tipo con troppi riferimenti normativi, poteva essere controproducente perché se da un lato offrire un riferimento normativo e
diciamo, dare maggiori dettagli in proposito può essere utile da un certo punto di vista per il cittadino, però appesantisce troppo il testo e quindi si è preferito non sovraccaricarlo troppo. Per lo stesso motivo, pur parlando e pur facendo riferimento al CAD, che è il testo fondamentale e principe di tutta l'azione di digitalizzazione della pubblica amministrazione, si è voluto non riferirsi direttamente al CAD e esplicitamente al CAD nell'ambito della guida, ma soltanto fare riferimento specifico al testo in quanto tale soltanto in appendice. E quindi ecco, qui, in queste slide successive ho voluto diciamo, esporvi quella che è la struttura e il sommario che è stato che caratterizza il documento. Quindi, dopo una breve introduzione, c'è una parte iniziale in cui, che vedremo essenzialmente tra poco, nel corso di questa presentazione, c'è una parte iniziale in cui si introduce il concetto di cittadinanza digitale e che cosa vuol dire, qual è il suo significato e una visione generale dei diritti digitali, illustrandone i vantaggi nell'interazione con la PA. Quindi la prima parte della guida. Appunto, dopo una breve presentazione e la prima parte della guida è dedicata al concetto di cittadinanza digitale e che cosa significa e quali ne sono i vantaggi e quali diritti contiene, diciamo così, in quali diritti si caratterizza, con quali diritti si caratterizza e a quali figure rivolgersi per la tutela dei propri diritti di cittadinanza digitale. Nella seconda parte della guida stessa ci si sofferma più particolarmente sul contenuto della guida e quindi sui singoli diritti, che sono i principali di questi diritti sono uso delle riguardano l'uso delle tecnologie, l'accessibilità, l'identità digitale, la possibilità di presentare istanze e dichiarazioni telematiche per via telematica, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche, i pagamenti con modalità informatiche e oltre poi, ovviamente, nella guida si affronta anche il tema della tutela dei diritti e quindi la figura del difensore civico e la sua attività e inoltre si parla, si fanno brevi cenni sugli attori della governance del digitale in Italia nell'appendice, come vi dicevo prima, si affronta il tema si è fatta una breve nota illustrativa sull'importanza del CAD. Adesso, dopo una brevissima pausa di qualche minuto, vi presenterò più in dettaglio quali sono i singoli diritti principali della carta di cittadinanza, appunto della carta di cittadinanza digitale, che è appunto l'insieme, intesa come un insieme dei diritti esercitabili da parte di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione. Detto Ok, questo, vi propongo. ringraziamo il dottor Montanaro e,
Facciamo una breve pausa caffè, sono le 12:30, ci vediamo qui alle 12:35 in modo da riprendere la seconda parte di questo interessante tema. Quindi ci vediamo tra 5 minuti. A dopo. Vi ricordo che stiamo parlando insieme al dottor Raffaele Montanaro di Agid della guida dei diritti di cittadinanza digitale. E vi ricordo di porre le vostre domande, come qualcuno ha già cominciato a fare nel campo chat, in modo che possiamo sottoporle al termine della relazione del dottor Montanaro, e di verificare che nella pagina di Eventi PA a breve saranno caricate le slide che state vedendo proiettate. Nelle ore successive verrà caricata anche la registrazione dell'evento odierno. Quindi ridò la parola al dottor Montanaro. Raffaele, prova a parlare. Mi sentite? Spero di sì. Grazie Perfetto, ti sentiamo di nuovo e ti lascio alla tua comunicazione. Teresa. Allora, come vi accennavo prima, il concetto centrale della guida è quello di cittadinanza digitale che è, ma in realtà il primo punto è stabilire che cosa significa il concetto di cittadinanza digitale e che appunto può essere inteso come insieme dei diritti esercitabili da parte in digitale da parte dei cittadini e delle imprese. Appunto, in queste prime slide ho voluto diciamo, riprendere quello che viene esposto un pochino più diffusamente nella guida e quindi nella prima parte della guida e quindi il concetto di cittadinanza digitale. Avere accesso alle tecnologie ICT, infatti, e utilizzare un'identità digitale, esercitare il proprio diritto di prendere visione e estrarre copia di dati e documenti e servizi digitali della pubblica amministrazione costituiscono temi di grande rilevanza, di grande importanza per la vita comune. Basta pensare che tutti quanti noi ormai abbiamo un telefonino con cui possiamo accedere ad internet e appunto consultare documenti e richiedere servizi alla pubblica amministrazione o comunque ai soggetti che lo erogano. Ma in realtà che cosa vuol dire essere cittadini digitali? La guida in realtà, la guida ai diritti non si pone come scopo principale quello di fornire una definizione del concetto di cittadinanza, perché vuole essere, come vi dicevo prima, uno strumento di agile consultazione, mentre in realtà il concetto di cittadinanza digitale è di per sé sfaccettato e complesso, avrebbe richiesto anche articoli accademici, cioè è un concetto che si presta a molteplici riflessioni. Tuttavia, nonostante il fatto che appunto la guida non abbia la volontà di fornire una definizione del concetto di cittadinanza digitale, tuttavia nella prima parte della guida si è voluto prima di soffermarsi sui singoli diritti, tentare di esporre alcuni spunti di riflessione proprio sul concetto stesso. Sul concetto stesso di cittadinanza digitale, scusate. Come vi ho accennato, la cittadinanza digitale si fonda sull'insieme dei diritti che con il supporto di strumenti come identità digitale o le piattaforme per i pagamenti informatici, mira a semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, garantendo a tutti l'accesso ai servizi offerti in rete.
In questi anni, diciamo, perlomeno dal 2005 in poi, le PA hanno progressivamente avviato, a volte più o meno con fatica, a volte e stanno tuttora effettuando un percorso verso l'adozione di tecnologia ICT. E questo percorso è finalizzato a una profonda riorganizzazione dell'azione interna delle pubbliche amministrazioni e delle proprie attività e delle modalità con cui erogare servizi a cittadini e imprese. Questa trasformazione digitale ha lo scopo di semplificare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, ma questo è, diciamo, un aspetto abbastanza ovvio, perché la finalità è sempre quella di semplificare l'azione amministrativa e il rapporto con cittadini e imprese. La semplificazione questa semplificazione è diciamo il punto centrale di tutta la digitalizzazione, e la digitalizzazione è il mezzo più che altro per arrivare a questa semplificazione. Il CAD è appunto dal 2005 lo strumento normativo cardine attraverso cui attuare questa semplificazione. Ma al di là di qualsiasi riferimento normativo, di cui appunto il CAD è quello principale, anche se non l'unico, ma insomma, al di là di qualsiasi riferimento normativo e qualsiasi norma, essere cittadini digitali significa in qualche modo poter avere un accesso semplice e sicuro in via digitale ai servizi della pubblica amministrazione, visto che la pubblica amministrazione è comunque tenuta e sempre di più in futuro a erogare in digitale, non soltanto, ma in digitale i propri servizi e diciamo quindi essere cittadini digitale significa avere un accesso semplice e sicuro ai servizi della pubblica amministrazione, avere un'interazione diretta con i diversi enti della pubblica amministrazione o con chi comunque con i soggetti che erogano il servizio che interessa al cittadino o all'impresa, e significa anche avere la possibilità di esercitare una cittadina, la propria, i propri diritti di cittadinanza in modo attivo, ovvero partecipare alle politiche pubbliche e al dialogo democratico con la pubblica amministrazione. E inoltre significa avere la consapevolezza una maggiore consapevolezza nell'uso degli strumenti informatici disponibili e dei benefici che derivano dal loro uso. E significa poter avere le informazioni sui propri diritti e su come questi possono essere garantiti e tutelati. Soltanto quando c'è l'insieme di questi elementi, quelli che abbiamo visto, questi due qua, quindi soltanto quando c'è un accesso semplice ai servizi della pubblica amministrazione, un'interazione diretta con i diversi enti o soggetti che erogano i servizi, e si ha la possibilità di esercitare una cittadinanza attiva e si ha la consapevolezza dell'uso degli strumenti informatici disponibili e si hanno tutte le informazioni necessarie per poter esercitare questi e per poter esercitare e per poter tutelare
i propri diritti digitali soltanto quando ci sono tutti insieme questi elementi, e quando il cittadino dispone di tutti questi elementi, si può dire che c'è un'effettiva possibilità di esercitare la cittadinanza, la propria cittadinanza in digitale. Quindi, volendo riassumere quello che vi ho appena esposto in altra forma, in altro modo, i singoli diritti digitali possono, esposti nel CAD, possono essere concretizzati quando chiunque, ma proprio qualsiasi soggetto, può accedere ai servizi online in maniera semplice, sicura e veloce. Quindi questo si sostanzia nel diritto all'uso delle tecnologie, nella possibilità di utilizzare la propria identità digitale, quindi SPID, CIE, quindi carta d'identità elettronica, e CNS, e la possibilità di accedere in modo di accedere ai propri ai siti web e anche alle applicazioni mobili. Quindi il primo requisito è accedere ai servizi online in maniera semplice, sicura e veloce. Poi poter acquisire rapidamente informazioni affidabili e o esprimere chiaramente la propria esigenza di cui il cittadino o l'impresa, appunto, ha bisogno, perché se si rivolge a una pubblica amministrazione o a un soggetto che eroga un servizio, è per un motivo. Quindi deve poter esprimere rapidamente e in modo sicuro la propria esigenza. Quindi a questo si collega la possibilità di presentare istanze e di comunicare per via elettronica con la pubblica amministrazione, o comunque con l'ente interessato. Quindi a questo si collegano le comunicazioni elettroniche e tutta la tematica che è relativa a posta elettronica certificata e sempre di più in futuro ormai domicilio digitale. E significa anche la possibilità di beneficiare di modalità di pagamento digitali che assicurano maggiore trasparenza e sicurezza. E quindi a questo si ricollega il tema dei pagamenti con modalità informatiche. Quando c'è la compresenza di questi tre elementi, quindi accesso ai servizi online in maniera semplice, sicura e veloce, la possibilità di interagire rapidamente con la pubblica amministrazione o il soggetto, e quando il soggetto di nostro interesse, e quando c'è la possibilità di risolvere le questioni anche relative ai pagamenti in maniera elettronica, utilizzando strumenti elettronici, questa è la base per poter esercitare i propri diritti di cittadinanza in forma digitale, quindi utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT. Quindi, fatta questa, diciamo, inquadramento di carattere generale, possiamo passare a quelli che sono i singoli diritti di cittadinanza digitale. Ricordate, prima che si parla di, vi ho detto che nella prima parte del CAD c'è un riferimento, una prima partizione che è relativa alla carta della cittadinanza digitale, e
contiene gli articoli da 3 dal 3 al 9 in particolare. Questa e le slide che seguiranno cercano di tracciare molto rapidamente quali sono i principali diritti di cittadinanza digitale. Il primo e forse il più importante, nel senso che non perché si voglia fare una classifica di importanza, ma perché li raccoglie tutti e li riassume tutti in qualche modo, è il diritto all'uso delle tecnologie, che viene esposto nell'articolo 3 del CAD. E l'enunciato di questo diritto è che chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti tecnologici previsti dal CAD nei rapporti e nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo. Come si può vedere, questo enunciato, per quanto breve sia, è la quintessenza della volontà del legislatore di portare tutto del principio secondo cui il cosiddetto digital first, in cui il digitale deve servire appunto, semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e gestore di pubblico servizio da un lato e cittadino e impresa dall'altro, perché qualsiasi parola in realtà esposta in questo enunciata in questo primo diritto dell'articolo illustrato dall'articolo 3 contiene in sé è significativo di della particolare volontà del legislatore di portare tutto sul digitale. Il secondo e più significativo, anche qui particolarmente significativo, è il diritto di cittadinanza digitale, è il diritto all'accessibilità, inteso come il diritto delle persone, in particolare a quelle con disabilità, ma non soltanto, non dobbiamo pensare soltanto alla disabilità come di tipo fisico o psichico, ma anche semplicemente a qualcuno che per una circostanza anche momentanea si trovi in situazione di difficoltà. Quindi non è quindi comunque è il diritto delle persone, in particolare quelle con disabilità, di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi in rete e di pubblica amministrazione e di pubblica utilità nel settore privato o pubblico attraverso le tecnologie assistive e configurazioni particolari, ad esempio accedere a documenti pubblicati in formato accessibile, visitare e usare siti e applicazioni mobili organizzati in una struttura informativa di facile consultazione e così via. E su questo c'è tutta una tematica e un ambito di interesse. Su appunto come rendere siti e servizi erogati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblico servizio accessibili, e su questa tematica Agid lavora ormai da tanto tempo, perché come si sa la normativa che riguarda l'accessibilità è persino anteriore a quella del CAD. Ma in realtà, in qualche modo, il CAD con questo enunciato vuole riassumere quello che è tutto il bagaglio di esperienza e di principi che si sono voluti esprimere nel corso degli anni.
Quindi da qui, infatti, la legge 4, qui ho voluto fare un piccolo, diciamo così, excursus, perché, come vi dicevo, l'accessibilità in base alla legge 4, per accessibilità si intende la capacità di sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che ormai saranno sempre di più il futuro, di erogare senza discriminazione servizi e fornire informazioni fruibili, facili, semplici da usare, e i soggetti erogatori, che siano pubblici o privati, devono rispettare le regole, che sono anche regole e requisiti tecnici, soprattutto regole e requisiti tecnici in ambito di accessibilità stabilite dalla legge e dai regolamenti. Infatti, il tema dell'accessibilità è particolarmente delicato. Perché e quindi richiederebbe maggiore approfondimento, per cui, anche perché, per quanto riguarda la tutela del diritto all'accessibilità digitale, esistono diverse forme di tutela, perché ovviamente non c'è soltanto il difensore civico a cui rivolgersi, ma c'è per esempio anche il giudice amministrativo, e quindi ci sono varie leggi e varie discipline, quindi meriterebbe un approfondimento maggiore. Andando più rapidamente, l'ulteriore diritto, anche questo essenziale, è quello di poter accedere utilizzando la propria identità digitale. Quindi, come vi dicevo, chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori dei pubblici servizi e da società a controllo pubblico tramite la propria identità digitale, che si esplica in che può essere o SPID o CNS, perché l'ordinamento riconosce questi tre strumenti. Quindi, l'accesso deve poter avvenire in maniera semplice, sicura e in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Anche qui ho voluto fare un piccolo richiamo, un piccolo promemoria di che cosa significhi il diritto all'identità digitale. E la cosa importante da dire è che SPID, CIE e CNS, ancora prima di essere uno strumento tecnologico, di essere strumenti tecnologici, perché sono alternativi tra loro, questi tre strumenti, prima ancora di essere strumenti tecnologici, sono espressione di un'identità digitale e presuppongono l'identificazione della persona che ne è titolare. Ovviamente, vi ricordo che a partire dal 30 settembre 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute a utilizzare SPID, CIE o CNS per l'identificazione dei cittadini e consentire l'accesso ai servizi in rete, appunto. Ulteriore diritto che ho voluto esporvi in questa prima parte di presentazione è quello il diritto ad effettuare pagamenti con modalità informatiche. Chiunque ha il diritto di accedere, scusate, di effettuare tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione e quindi la piattaforma per i pagamenti elettronici da prima era gestita da Agid direttamente, adesso è gestita da un po' di tempo in qua dalla società PagoPA, che è una società partecipata dallo Stato e vigilata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro Delegato. E ho voluto esporvi qui rapidamente quali sono i vantaggi dei pagamenti, della possibilità di effettuare pagamenti digitali, sia per quanto riguarda i cittadini, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Diciamo che il cittadino ha la possibilità di avere più canali di pagamento e la certezza
la certezza del pagamento del debito dovuto e una maggiore semplicità e velocità nell'effettuare il pagamento. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, i benefici dei pagamenti elettronici che sono la possibilità di riconciliazione automatica degli incassi e riduzione dei costi di transazione e di processo nella gestione dei pagamenti e incasso più immediato delle somme. Quindi che vanno direttamente sui conti diciamo, ulteriore l'ultimo ma l'ultimo in questa esposizione, ma non perché sia meno importante, è il diritto di comunicare con la pubblica amministrazione e gli altri soggetti che gestiscono il servizio pubblico utilizzando modalità e strumenti informatici. Il CAD prevede in particolare due strumenti per le comunicazioni elettroniche che sono il domicilio digitale e la posta elettronica certificata. Nell'ambito della guida si provvede diciamo, a indicare quali sono le caratteristiche e le condizioni di utilizzo di entrambi questi strumenti, quindi domicilio digitale e domicilio digitale e PEC. Questo in questa breve excursus ho voluto darvi una prima indicazione di quelli che sono i principali diritti di cittadinanza digitale su cui torneremo più in dettaglio, su cui tornerò più in dettaglio in occasione del nostro prossimo incontro, che credo che sarà il 10 maggio, se non Sì, ricordo male. il 10 maggio avremo il nostro ultimo incontro di questo ciclo per la seconda parte, diciamo, della guida dei diritti di cittadinanza digitale. Ora pregherei il dottor Montanaro, che ringrazio per la chiarezza con cui ha esposto questi temi, di guardare nel box domande dove abbiamo riportato le domande che avete posto in chat. Pregherei il dottor Montanaro Sì. di rispondere alle domande che trova in quel box. Grazie. Ok. Allora, vedo una serie di domande. Effettivamente cercherò di rispondere direttamente qui per le domande. Allora, innanzitutto cominciamo dalla prima. Gianluca Provenzano chiede l'accesso al percorso di formazione delle competenze digitali aperto a tutti i cittadini o solamente ai dipendenti della PA? Diciamo che siccome tutti quanti noi avremo a che fare con il digitale e con le trasformazioni che il digitale comporta, la formazione è rivolta con varie iniziative verso tutti i cittadini. Quindi non si tratta di escludere qualcuno, anzi, casomai la questione è di includere sempre di più anche i cittadini. Infatti il CAD, qui non l'ho citato, ma in queste slide non l'ho citato, ma si parla di alfabetizzazione, c'è un articolo in cui parla e affronta il tema dell'alfabetizzazione informatica, quindi riguarda tutti i cittadini ed è rivolta a tutti i cittadini e tutti i cittadini dovranno essere progressivamente formati al digitale e al cambiamento che questo comporta. È ovvio che il sarà posta e il governo porrà sempre di più
e sta ponendo già, anzi, sempre di più, l'esigenza di formare con maggiore attenzione, con ancora maggiore attenzione, in particolare i dipendenti pubblici. Ma come ho detto prima, la formazione in quanto tale, la formazione al digitale riguarda tutti i cittadini, nessuno può essere escluso, proprio perché ci si rende conto che il digitale è importante. È ovvio che ai dipendenti pubblici sarà rivolta ancora maggiore attenzione. Per quanto poi Martina Bernasconi chiede, nel nome del file della guida di cittadinanza è disponibile la data di pubblicazione? Marzo 2022. Ci sarà una sezione del sito di Agida dove verranno raccolte tutte le guide a seguito dei diversi aggiornamenti che verranno effettuati e dove reperire anche la più recente. Su questo penso di sì, nel senso che senz'altro la guida sarà sempre esposta ed aggiornata, soprattutto aggiornata con cadenza periodica precisa, che credo che sarà di 6 mesi, ma di volta in volta, ma potrebbe essere anche più ravvicinata, ove se ne presentasse la necessità. Senz'altro la guida sarà sempre aggiornata e presentata aggiornata sul sito di Agid. Ma nulla esclude che si mantengano diciamo, per storicità anche le guide precedenti. Fa parte delle possibilità che Agid ha e può valutare, diciamo così, per esporre tutto quanto ciò è necessario al cittadino. È chiaro che però l'attenzione in particolare verrà data all'aggiornamento della guida stessa, perché l'aggiornamento tecnologico è molto, molto rapido, però appunto, nulla esclude la possibilità di mantenere anche le altre versioni per avere una maggiore storicità. Poi Gaetano Monterosso chiede: per colmare le lacune che sicuramente in una parte dell'utenza, soprattutto più anziana, ci saranno, si è pensato a qualcosa per ridurre o addirittura per evitarle? Beh, diciamo che questo rientra nel vasto tema di come affrontare il digital divide che diciamo, ci sta cercando di affrontare e di aggredire ormai da anni. La guida è di per sé un piccolo strumento in quanto tale, ma come vi ho accennato prima, all'inizio della mia presentazione, si inserisce nell'ambito di iniziative più vaste e più importanti. Quindi, senz'altro ci sarà occasione, senz'altro ci sono iniziative e ci sarà occasione di affrontare il tema del digital divide e ci saranno sempre di più iniziative per affrontare e per ridurre il digital divide. Indra Macri chiede: vorrei chiedere se sono previste anche attività di monitoraggio o rendicontazione nell'esercizio dei diritti digitali e sulle decisioni del difensore civico. Diciamo che senz'altro sì, si sta lavorando su questi temi, su questi aspetti, ma siccome è un aspetto che riguarda, cioè che richiede un maggiore approfondimento, si sta ancora
lavorando su come, si sta ancora valutando meglio come effettuare un monitoraggio efficace, e quindi su questo mi riservo di tornare magari nel corso della prossima della prossima presentazione. Comunque è un tema, diciamo così, caldo, perché ci si rende conto che poter monitorare quello che è la digitalizzazione è sempre importante, è sempre significativo, ed è sempre mantenere un focus acceso su questo tema, e senz'altro tornerò su questo nella successiva presentazione. Per quanto dunque Martina Bernasconi chiede: il diritto di effettuare pagamenti con modalità informatiche, oltre che per la PA, mia intenzione di allargarlo anche all'ambito della sanità pubblica, pagamento delle prestazioni mediche? Beh, in realtà vi sono molte strutture ad oggi che non lo permettono, creando forte disagio per chi è costretto a recarsi a sportelli fisici. Anche qui c'è tutto un tema, e so per certo che al difensore sono già arrivate nel tempo segnalazioni su questo tema al difensore civico, che sta cercando di affrontarlo, e senz'altro si affronterà anche questo tema nell'ambito di tutto quello che riguarda la più vasta tematica della sanità digitale, perché è anche questo un ambito molto significativo e molto importante, che dovrà essere affrontato. Anche questo posso tornare per maggiori dettagli eventualmente su questo specifico tema nel corso della prossima presentazione. Stefania Biagioni chiede: da quando sarà effettivamente operativo INAD? Diciamo che non posso ancora dare una da data di scadenza precisa, ma posso dire che lo stato di avanzamento proprio sull'applicazione della normativa che riguarda INAD è particolarmente avanzato, e prossimamente INAD sarà operativo, e ne sarà data senz'altro comunicazione sul sito di Agi, ma è questione ormai di poco tempo, anche se non posso dare indicazioni precise a riguardo, e anche su questo eventualmente, confrontandomi con i colleghi di Agid, posso tornare per maggiori dettagli nel corso della prossima presentazione, perché so che è un tema particolarmente sentito, proprio perché il domicilio digitale sarà il fulcro di poi tutta una serie di innovazioni che saranno messe, saranno, sa, diventeranno attuali. Quindi anche su questo posso dire che il tema sarà affrontato. Tornerò su questa domanda, magari dando maggiori dettagli, ma posso assicurare che ormai è questione di poco ormai, perché INAD venga attuato. Enrico Zamproni chiede: quando un'amministrazione interpreta il digital first, lasciando il digitale come unica opzione concreta per l'accesso ai servizi, si comporta in maniera legittima?
Diciamo che su questo, secondo me, è opportuno dire che il digitale è senz'altro essenziale e molto, molto importante, però il digitale non può essere l'unico canale, cioè nel senso che l'unico canale possibile, nel senso che deve essere quello. Se si vuole più innovativo, più importante, quello che permette maggiori risparmi e maggiore semplificazione, però non si può dimenticare che lo sportello, anche se magari digitalizzato, anzi auspicabilmente digitalizzato e semplificato, ma uno sportello fisico un canale fisico deve sempre, a mio avviso, poter rimanere, perché non tutto e non sempre può passare dalla propria postazione. Quindi bisognerà, coniugandolo con il digitale, ma mantenere uno sportello fisico a cui il cittadino, che per qualsiasi motivo è impossibilitato ad avere una propria postazione informatica, ma deve essere mantenuto, a mio avviso, uno sportello fisico a cui il cittadino può rivolgersi per le proprie esigenze. Quindi questo è quello che posso, ritengo di poter rispondere. Giuseppe Ragusa chiede: a proposito di lettura più scorrevole, consultabile, immediata e efficace, segnalo come a partire dalla guida ho perso. Ah, ok. Segnalo come a partire dalla guida in PDF ne sia stata realizzata una versione in HTML. Ok, prendo atto dell'iniziativa e però segnalo comunque che la fonte principale della guida e di tutto quello che ruota attorno alla guida rimane il sito di Agid, quindi il sito dell'agenzia. Poi è ovvio che si prende atto favorevolmente di qualsiasi iniziativa che porti alla diffusione della guida, però voglio ricordare che appunto la fonte primaria per tutto quello che riguarda la guida, come per tutto quello che riguarda il digitale nel pubblico, rimane l'Agenzia per l'Italia Digitale. Con questo mi pare che le domande siano Allora sì, finite. Di Raffaele, aver sono finite, sei riuscito a rispondere a tutte le domande che sono state poste dai nostri partecipanti, che ringrazio comunque per la partecipazione e per anche l'attivazione con cui, diciamo, mettono la partecipazione al centro anche di queste iniziative. Io ringrazio il dottor Montanaro per la chiarezza dell'esposizione, per anche il modo sintetico di farci entrare in questi diritti digitali che riguardano un po' tutti. E ringrazio voi partecipanti e le colleghe che si sono occupate della parte tecnica. Come prima vi diceva il dottor Montanaro, ci rivediamo tutti martedì 10 maggio, sempre dalle 12 alle 13:30, e ci occuperemo della seconda parte di questa guida dei diritti di cittadinanza digitale. Vi consiglio di tenere sempre sott'occhio la homepage di Eventi PA per essere sempre aggiornati su tutti gli eventi di questo e di altri progetti. E in particolare vi segnalo l'inizio di un nuovo ciclo di webinar proprio sulle competenze digitali che comincerà il 17 maggio alle ore 10 e ci occuperemo di gestire la transizione digitale con competenze moderne, quindi penso sia un tema di interesse molto attuale per tutti noi. Vi ringrazio ancora tutti per la partecipazione. E vi auguro una buona giornata e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci a Grazie tutti, grazie a tutti. ancora.